Shalom Aleichem, carissimi ebrei, oggi in Mitzvah Hashem studieremo Sefer Be'ah Daf Yud-Chet e ora iniziamo dalla Mishnah in Daf Yud-Zayin Omdlet. Chaliot Achara Shabbat, sto parlando di Yom Tov che cadde di domenica, Bechamai Omrim Madbilin Takol, che una persona non dovrebbe, secondo Bechamai, immergersi durante la festa e non dovrebbe immergere se la persona è impura e non dovrebbe immergere utensili che diventarono impuri affinché poter usarli per la festa. Però si può, l'unica cosa che può fare è immergere se stesso e gli utensili prima dello Shabbat. Ubetile Amorim, che limiti per Shabbat, che può immergere utensili prima dello Shabbat, vada me Shabbat, e la persona stessa può immergersi durante lo Shabbat. E la Gemara spiegherà per quale ragione vietarono di immergere utensili durante lo Shabbat. Rishabin, Shemashikita Mai, Mbikli, Even, Letarana, Balo, Madbilin. E ciò che dice qui è che se c'è, diciamo, quei tempi che l'acqua, diciamo, era più rara, non è come oggigiorno che abbiamo un rubinetto, non avevano un rubinetto in casa, devono sempre andare alla sorgente a tingere l'acqua. Perciò se qualcuno, diciamo, aveva acqua, però l'acqua diventò impura, siccome solo l'acqua è l'unico liquido che può essere purificato, e vi sono due metodi per purificare acqua. Uno è mettere un utensile di pietra che non riceve impurità e immergerlo nel mikveh di maniera tale che quando la superficie superiore dell'acqua nell'utensile di pietra viene a contatto con l'acqua del mikveh diventa pura immediatamente. E vi è un altro metodo di mettere un utensile non di pietra, diciamo un utensile di legno, e se l'utensile di legno anche era impuro, immergendo il secchio, l'utensile di legno pieno d'acqua nel mikveh, allora sia l'acqua che l'utensile o il secchio di legno diventano puri, sono purificati. Esattamente qual è la differenza tra immergere che la superficie superiore di entrambi i liquidi, sia nell'utensile di pietra e sia la superficie superiore nel mikveh vengano a contatto oppure immergere completamente il mikveh, e veramente sono due casi che sono più o meno quasi esattamente identici. Adesso quello che dice qui che si può purificare l'acqua mettendo un utensile di pietra ma non un utensile di legno, poiché allora e verrebbe purificato e non si può immergere di Yom Tov per purificare. E abbiamo visto, se guardate in questo stesso Daf, Daf Yud Zayin Amud Bet, 16 righe al di sopra della Mishnah, su vedete che c'è scritto Amadbil Beshabbat, che Rashi dice Madbil, che non si può immergere poiché è come se avesse riparato l'utensile, è con una riparazione, è perciò vietato. Umadbilim gav le gav, umichavura le chavura. E si può immergere di un tov per uno scopo all'altro e da un gruppo all'altro, e la Gemara spiegherà chiaramente tutto ciò che dice qui. Dice la Gemara che de kula alma miyad kli b'Shabbat lo, che non si è vietato immergere in un utensile di Shabbat, poiché, come abbiamo visto, poiché ripara. Maitama, comunque adesso spiega la ragione. Maitama, qual è la ragione? Qui adesso spiega spiegazioni diverse. Rashi abbiamo detto che perché ripara, però
Amarrava, Rava dice invece, se lo ci mettono via dove, forse lo porterebbe in strada, per strada 4 volte, o lo porterebbe da Sutta Chiesa, Sutta Rabbim, o viceversa. Amarrava, Chiesa Bae, ma se, questo Borba Cazzarolo, se c'è un pozzo nel proprio cortile che non c'è questo problema di portare, Michael, come spieghi questo caso? Perché sarebbe vietato? Amarlei rispose Rabba Abaye Gzera Bor Bechatzero Atu Bor Bishut Rabbim, che i saggi decretarono un pozzo, che il pozzo, anche se nel proprio cortile, anche lo vietarono il caso che qualcuno che porti questo utensile, diciamo, dalla casa per strada per immergerlo. Chiamerà Atina Shabbat, va bene, si capisce che ci ho vietato il Shabbat, però Yom Tov, che Yom Tov è permesso portare, ma come spieghi che è vietato anche Yom Tov? Rispose Rabba, Gazru Yom Tov Atu Shabbat, vietarono Yom Tov anche a caso Shabbat, che forse fosse permesso di Shabbat, allora la gente potrebbero attingere, immergere l'utensile di Yom Tov per purificarlo. Umegazena, come fa a dire che i saggi decretarono, tale caso, che vietarono cose che sono permesse e decretarono xerà li xerà, che c'è una regola che non si fa, non si, insomma, i saggi non decretano un decreto e poi sovrapposto un altro decreto. Vatna chiese Abaye Arava, Bishabgin e Becamai, e vedere sono unanimi, Bishabgin e Tamaim, Bekli Eben, Letaran, Avalo Madbilin. Quello che dice qui è che se uno, prima di tutto, acqua è l'unico liquido che uno può purificare. E naturalmente oggigiorno non è un problema, a quei tempi che la gente non aveva rubinetti, allora l'acqua era preziosa. Adesso se uno aveva dell'acqua che era impura, la maniera per purificare quest'acqua è di versare quest'acqua in un utensile di pietra che non riceve impurità e di immergerlo nel mikveh affinché quando la superficie superiore dell'utensile, cioè dell'acqua che sta nell'utensile, viene in contatto con l'acqua del mikveh, quest'acqua viene purificata. Però i saggi decretarono a Baloma Bili che non si può fare, non si può immergere un utensile che è impuro, un utensile di legno che è impuro, per purificare l'acqua, poiché i saggi decretarono che forse in questa maniera uno andrebbe e immergerebbe un utensile di legno per purificarlo se l'utensile era impuro, perciò avrebbe guadagnato e due cose: avrebbe purificato l'acqua e avrebbe purificato anche l'utensile. Veita, sai, così come dice Rava, che i saggi decretarono un decreto sull'altro affinché non che la gente non compia una trasgressione rabbinica, che non si può immergere utensili di Shabbat di Yom Tov. Allora, se è così, Nixor Ashaka, Atu Atbala. Allora, in questo caso, a proposito, vorrei solo dire che Atbala è di, se uno immerge un utensile, diciamo, un secchio d'acqua, e naturalmente la parte superiore, superiore dell'acqua nel secchio viene a contatto con il mikve. Veramente sono entrambi i due casi, sono uguali, identici, sia Ashaka e sia Tzvila, cioè Mishikin e Magbilin, quasi la stessa cosa. Infatti, quasi la stessa cosa. Però comunque qui Abaye chiede contro Rabba, se è così che decretarono, allora Nixor Ashaka, Atot Bala, allora anche avrebbe dovuto vietare di mettere immergere un utensile da contenente acqua in utensile di pietra per purificare l'acqua, poiché
forse avrei dovuto decretare anche a causa che uno potrebbe immergere un utensile di legno che era impuro. Risponderà Bavitisbera, e tu la pensi così? Ma sura Isle mai mia fe, sono una persona a acqua potabile. Anigama lì le mie bacche che quel giorno vorrebbe purificare l'acqua se c'è acqua pura. E la perciò bisogna dire che si tratta dell'etle che non c'ha. Allora, perché va dell'etle, misero però se una persona non ha acqua pura e la deve per forza immergere per purificare quest'acqua, perciò è meticoloso e attento, e perciò questo è un caso raro, diciamo. E perciò in questo caso i saggi non decretarono riguardo a un caso raro. Chiede nuovamente a Abaye, a Rabba, Itivei, Madeline, Bidlitame, che è permesso attingere acqua con un utensile impuro, diciamo da un pozzo, per purificare l'utensile. E siccome quando lui attinge l'acqua, lui anche purifica l'utensile dovuto a oro, allora in questo caso è permesso. Vita, ma se è così come dici tu, se i saggi furono così rigorosi e decretarono diversi casi di immersione di utensili, allora forse questa cosa anche per i saggi avrebbe dovuto restringere e decretare che in questo caso è vietato di attingere acqua perché forse la gente andrebbe e purificherebbe utensili e non per attingere acqua. Secondo me, in questo caso è diverso perché il toce l'utro e la dei dalio sicuro, siccome è permesso in questo caso che lui attinge acqua con secchio, in questo caso lui si ricorda che di tutta questa situazione che normalmente è vietato, ma siccome lui adesso lo attinge, perciò in questo caso è permesso. Itivei nuovamente chiede a Abaye contro Rabba. Klishenit ma meriviom tov, e meriviom tov, un utensile che fu reso impuro prima della festa è vietato immergere durante la festa. Però se fu reso impuro biontò durante la festa, ma biontò biontò. Allora è permesso immergere durante la festa. Chiedeva e imita, se vuol dire che decretarono Nixo di tutti questi casi, abbiamo visto i saggi così rigorosi riguardo a vietare di immergere utensili, allora in questo caso anche Nixor di Yom Tov avrebbe dovuto decretare il caso di Yom Tov, Atu der Yom Tov. E siccome è vietato di immergere, se non immerse di Yom Tov, se diventò impuro prima di Yom Tov, chi è vietato, allora avrebbe dovuto vietare anche se l'utensile diventò impuro durante Yom Tov. Sfonda Guanà, tu ma vi Yom Tov, mentre lo scrivo, mentre lo scrivo, lo cazzo vorrà. L'occasione di una cosa, un oggetto che diventi impuro durante la festa, è un caso molto raro, che gli ebrei quando venivano in pellegrinaggio a Gerusalemme erano molto meticolosi di stare attenti, di non venire a contatto con nessuna impurità, e perciò un caso raro come tale, come in questo caso i saggi non decretarono. Itive, un'altra domanda che normalmente Abaye, Klishenitma, beh, Avatuma, un oggetto che fu reso impuro, beh, Avatuma, che è una impurità minatorà, cioè tradurre letteralmente il padre dell'impurità. È mai avvenuto come un'impurità di un rettile o di un Deshmones Shurtzim, uno degli otto, non sono rettili, non tutti sono rettili, alcuni sono roditori, alcuni sono mammiferi. È mai avvenuto Yom Tov, che è vietato di mezzo di Yom Tov, mentre Vladatoma, il primo livello di impurità, che qualcosa viene a contatto con tale cosa, che
che viene a contatto con uno di questi otto esseri, che è un'impurità solo rabbinica, ma divino ha permesso di immergerlo di Yom Tov, di purificarlo di Yom Tov. Veimita, se vorresti dire come dici tu, che i saggi erano così rigorosi, avrebbero nizzonato, avrebbero dovuto decretare in questo caso anche che se l'utensile fu reso impuro di Blas Tumah. Risponderava Blas Tumah, e che da che caso si tratta di Blas Tumah? Gabbè Kohanim, poi si tratta solo in casi di Kohanim, ma Kohanim non è un problema perché loro Kohanim sono meticolosi, sono esperti nella legge e sono attenti, perciò non c'è problema. Tashma, ti porto un'altra domanda, contro Rabba. Damar Rabbi Bar Ashi Amarav Nida, una donna che Nida, Sheena Vgadim, che non ha indumenti puri da cambiare dopo che si immerge, in questo caso, e si tratta che deve immergersi durante la festa. Ma Remet può usare un espediente, Vitover Vigadè, e può immergersi nei propri indumenti. Si tratta che sono indumenti larghi, naturalmente, se non sono larghi, sono stretti, allora c'è il problema di Chatzitza. Veimita, se è così come dici tu, dice Abaye Rava, che i saggi furono così rigorosi riguardo a immergere utensili, Nigzor Delvati, l'Advelui e Benaio, allora potrebbe essere il rischio che, siccome permetti ciò, allora potrebbero anche immergere indumenti impuri senza che la persona si immerga, e ciò è vietato. Shaniatam, questo caso è diverso. Poiché mi tocca la utrala e la al demalbo, siccome i saggi decretarono che permisero in questo caso particolare, che lei si immerge indossando questi indumenti impuri, perciò in questo caso lei si ricorda e perciò in questo caso non è vietato. Ravessi Bamar, Gzerah, Bishum Schita, che il divieto è a causa di strizzare. È vietato strizzare i doventi. Amar Abaye chiese a Abaye Rav Yosef, Tina, che ne vede scritanino, che ne vede l'amore scritanino, ma ica nemmeno. Va bene, questo spiegare riguardo a utensili che possono essere strizzati, ma utensili come pentole e piatti che non possono essere strizzati, come spieghi ciò che è vietato immergerli? Amar lei, Gzerahane Atuani, i saggi decretarono riguardo a questi, cioè riguardo a pentole, per esempio, che a causa di utensili riguardo ai quali che possono essere strizzati. Itivei chiese a Abaye Rav Yosef tutte queste domande e Rav Yosef Shani le rispose, chiede Shani le stesse risposte come diede Rabba a Rav Yosef. Rabbe Baia Amar Gzera Shema Yashe, che veramente il divieto è forse la persona lascerebbe se diciamo che siccome i saggi dissero che uno deve immergere prima di Yom Tov, ma se noi diciamo che sarebbe permesso di immergere di Yom Tov, allora uno lascerebbe, direbbe diciamo che prima di Yom era molto occupato, non aveva tempo e perciò ci disse lo farò durante Yom Tov che c'ho tempo. E forse allora accadrebbe che Yashè, che lascerebbe l'utensile impuro e potrebbe rendere cibi come Trumà impuri, che è vietato a causare loro impurità. E questa è una ragione. Tanya Kodera Bevai, infatti abbiamo studiato una varietà che dice come disse Ravai, Klishen Yidma Vero Yom Tov, Ema Dvinoto Yom Tov, Gzera Hashem Yashè. La stessa ragione come disse Rav Bevai. Rav Amar, un'altra spiegazione, mi cresce in Iraq, perché dà l'impressione che sta riparando l'utensile. Yahi Adam Nami. Allora se è così, che la ragione è perché sta riparando, allora riguardo la persona, forse direi anche che sta riparando la persona. E ognuno non manca cosa riparare, ogni persona. Adam,
di Rocky Maker, una persona dà l'impressione che si sta rinfrescando nell'acqua. Chiamerà Atina, questo lo puoi dire riguardo a Maime Phil, acqua pulita, però Maimra e Maikanemeva, però se l'acqua è sporca, potresti dire che la persona si sta rinfrescando? Rispondeva Amar Nam Nachman Yitzchak, Pamim Shadam, che le volte che una persona e Adam fa Bisharav, e il tempo è afoso, e Verochezza filo Memisha, che si lava persino in acqua sporca, acqua puzzolente, che viene usata per la procedura per la produzione del lino. Tina, si può capire questo Bimota Chava, si può capire durante l'estate. Ma però come spieghi che una persona si vuole rinfrescare d'inverno? Amar Nachman Yitzchak, veramente che Pamim Adam Bamin Asadeh, Miluchlach Betito Betzoa, Verochezza Filo Bimot HaShamim, che veramente non solo si rinfrescarsi, ma anche le volte la persona è sporca, o di melma, o di fango, o di escrementi, e si lava persino d'inverno. Tina, questo lo capi, si può capire di Shabbat, che si lava di Shabbat per pulirsi, che è permesso per pulirsi. Yom Kippurim è anche me, ma come puoi spiegare Yom Kippurim che è vietato lavarsi? Amarava, mica mide di Shabbat, shari Yom Kippurim asur. Ela o il Shabbat, shari Yom Kippur, nami shari. Non si può dire che Yom Kippur è vietato, perché ciò che è permesso di Shabbat, che è più rigorosa, perciò per forza è permesso anche di Yom Kippur, che è meno rigorosa. E qui Rava utilizza il metodo Hoil, vuol dire poiché, che Agmarà, Umitri le Rava Hoil, come fa a dire che Rava usa questo principio di siccome, cioè siccome, dire, siccome ho permesso una cosa, perciò permettiamo un'altra cosa anche. Ma invece, Vatna, invece che ho studiato che a Hoshel Roshinav lo idma ben zachomet, quella persona che ha dei dolori ai denti che non sorseggi aceto per diminuire il dolore. Avam metabel hu kedarko, però può intingere, diciamo, il cibo, pane, diciamo, quello che sia, in aceto, affinché diminuire il dolore. Vemi trapa trapa, e se guarì, guarì non c'è problema. E riguardo a ciò, ho già menzionato una volta riguardo ai canali radicolari che sono un'invenzione criminale, addirittura che causa il cancro. E uno non dovrebbe mai accettare di fare un canale radicolare, mai. E prima di tutto perché sempre quando c'è i dentisti raccomandano di fare un canale radicolare è solo sempre quando c'è un caso di infezione. Ma se uno ha un'infezione, diciamo, io chiedo sempre ai dentisti, se uno ha un'infezione alla mano, dovrei forse amputare la mano? Evidentemente che no. Ugualmente uno ha un'infezione alla gamba, amputerebbe la gamba perché c'è un'infezione? Evidentemente che no, e non hanno cosa rispondere, non sanno una risposta. Ma si possono risolvere i problemi infezioni. E il miglior sistema se uno ha dei dolori ai denti, e la miglior cosa è di usare acqua ossigenata, che la diluisce 2 o 3 volte e la sorseggia man mano, e un bicchiere pieno d'acqua, con alcune gocce di acqua ossigenata. No, e 2 o 3 sono ben di più. Io uso sempre acqua ossigenata 34%, ma quello che in farmacia è solo 3, penso. Qui negli Stati Uniti acqua ossigenata è sempre 3%. Non so com'è in Italia, quale diluizione. Comunque se 3% si può diluire 2 o 3 volte e sciacquare la bocca, parecchio. Finché distruggi l'infezione, ovviamente perché i dolori ai denti sono, o al dente, è ovviamente sempre causato da un'infezione che crea dei gas, e i gas spingono
sul nervo e ciò causa il dolore. E perciò con acqua ossigenata si risolve il problema generalmente nel 90% dei casi. E anche causa cancro, una ragione è poiché i dentisti non disinfettano il canale quando fanno questa radice radicolare, e allora i microbi che sono lì, che sono microbi aerobici, che vivono in un ambiente ossigenato, e siccome diventa chiuso, si trasformano in microbi anaerobici, ossia che vivono senza ossigeno, e possono vivere così. Però quando ciò accade e loro vivono, perché i denti sono fatti da migliaia e migliaia di piccoli tubi microscopici, loro vivono in questi tubi e creano una sostanza che in inglese si chiama thioether, che è una delle più sostanze più tossiche che ci sono su questo pianeta, e perciò causano il cancro. E perciò non bisogna mai fare, e anche un'altra ragione, perché quando i dentisti usano una sostanza chiamata guttaperca per otturare il canale, e questa sostanza si restringe con il tempo e permette a microbi di penetrare in questa zona e di moltiplicarsi, e perciò creano delle infezioni, gravi infezioni. Continua adesso con la Cora. E veramente, Nala, abbiamo chiesto riguardo a ciò che abbiamo studiato nel trattato Shabbat, che l'oikma upolet, una persona che ha dei dolori ai denti, che non sorseggi dell'aceto e che non lo sputi, però Avalmegameo vuole, però lo può inghiottire se vuole, poiché se lo sputa allora si vede che lo fa per medicina, è già vietato il Shabbat. Però se lo inghiottisce non c'è problema, perché allora lo sta consumando in maniera normale. E c'è gente che piace usare aceto. Ma rabbè, e perciò la domanda è che da un lato vediamo che è permesso di usare l'aceto e di sorseggiarlo, d'altro lato abbiamo visto che è metabello, che solo se lui intinge il cibo nell'aceto, ma non se lui lo sorseggia direttamente. E questa è la domanda, Amarabai. E riguardo a ciò, dice vai che Kitnan Ami Matiti, Migabeo Poletnan, che ciò che abbiamo studiato nella Mishnah, che è vietato di sorseggiare l'aceto, ciò è solo riguardo a sorseggiare e di sputare. Però se vuole inghiottire non c'è problema, e questo caso sarebbe permesso. Rava Amar, che un'altra spiegazione è che affilu teima mica mea volea, che anche se vorresti dire che la Mishnah tratta del caso che sorseggia e inghiottisce, e ciò è anche vietato. E per spiegare la contraddizione, ve lo cascia. Che Kaan, qui nella Braita, si tratta Kodem Tibul, che quando lui intinge il cibo, che lui lo fa prima che. E siccome la gente a quei tempi erano soliti di intingere in aceto prima del pasto, e perciò lo facevano per creare una situazione che avevano più appetito. Perciò, se uno lo faceva prima del pasto, uno vedendo che lui tingeva nell'aceto, capiva che lo fa perché vuole avere più appetito. Però Cane, qui nella Mishnah, che si tratta, che è vietato, si tratta l'Achaltibur, che lui ha già pranzato. E perciò se lui lo fa, si capisce che lo fa per medicina. E perciò ciò è vietato. E perciò è vietato anche se lo inghiottisce. E naturalmente che se lo sputa è vietato in tutti i casi.
imita, presente, dovresti dire che Rava è dell'opinione che lui, che si usa questo concetto di Hoil, siccome Nema Hoil, ve code tibur share, allora perché non dice che è permesso di sorseggiare e di inghiottire? Perché non lo fa per medicina, e la ragione è poiché la Khatibul Name Share, perché anche se lo fa dopo che lui già intense, anche dovrebbe essere permesso, poiché se è permesso in un caso durante lo Shabbat, dovrebbe essere permesso anche in un altro caso, e lo stesso Shabbat. Questo è quello che dice Qumran, perché io personalmente ho un po' di difficoltà a capire che differenza fa se una parte del Shabbat è permessa, una parte del Shabbat è vietato. Non c'è nulla a che vedere con quale parte di Shabbat è, perché si direbbe qui o il. Come così, dice Gemara, e perciò io non capisco e non sono sceso alla saggezza della Gemara, perciò non posso discutere con Gemara. E perciò per questa ragione la Gemara giunge alla conclusione che Adal berava mai, che Rava ci ripensò e cambiò idea. E perciò che lui ammette che se lui inghiottì, che è permesso anche dopo che terminò di intingere, è solo il caso che lui sputò che è vietato. E la ragione per la quale è vietato immergere l'utensile di Shabbat è poiché, come Rava disse, poiché dà l'impressione che sta riparando gli utensili. Mentre invece una persona che si immerge lo fa per rinfrescarsi, cioè che dà l'impressione che se lo fa per rinfrescarsi. E perciò di Yom Kippurim lui dice che è permesso, così come dicevate è permesso, perciò anche di Yom Kippurim è permesso. Chiamarmi mai da Yadarbei, dirmi a me Hadarbei, come sai che Rava cambiò opinione riguardo a ciò? Ma forse invece cambiò opinione di Yom HaMe'adar Beis, forse lui cambiò opinione riguardo all'immersione di Yom Kippurim. E dopo che cambiò opinione di ciò, perciò cambiò idea anche riguardo al sorseggiare aceto. E perciò rispondo ancora, lo sa il Kadata, che questa risposta non è accettabile, cioè non, letteralmente che non ti venga in mente ciò, cioè, dettaglia perché abbiamo studiato che Korcha vetfilò tovlin kedarkan ben bichavea ben yom kippurim, che veramente è permesso di immergersi sia di Shavuot sia di Yom Kippurim, e perciò che lui usa questa espressione di Hoil. E perciò Rava cambiò opinione solo riguardo a ciò che disse riguardo a Tibur, cioè intingere, che non distingue questa distinzione prima che intinse e dopo che intinse. Però lui rimane con questa opinione di Hoil, che non cambiò idea riguardo a Hoil. E perciò, riguardo all'immersione di utensili di Shabbat di Yom Tov, abbiamo visto che vi sono quattro ragioni. Una è per la ragione che vi è un decreto che forse lo porterebbe quattro cubiti per strada. Secondo decreto abbiamo visto che disse Rabbi Yosef che lo potrebbe strizzare. E una terza ragione che abbiamo visto che forse lo lascerebbe impuro, lascerebbe gli utensili impuri, e cioè se non li scusi, se non li immergerebbe prima di Yom Tov, potrebbe lasciarli di Yom Tov, e allora li lascerebbe, potrebbero causare che Truma diventi impura. E una quarta ragione che abbiamo visto che
che è vietato di immergere l'utensile perché dà l'impressione, come dice Rava, che dà l'impressione che sta riparando l'utensile. E mi ha insegnato Mishnah Bishavin che Betilele e Bishamai sono unanimi Shemeshikin Tamayim Bikli Even, che permessero di mettere utensili di pietra con acqua impura dentro affinché le due superfici si tocchino. Mai, chi è Gmarà, cosa intende la Mishnah che dice Avalom Advilim, che non si può immergere? Amashmuel Em Advilim Itakli, che non si può immergere l'utensile che diventò impuro come utensile di legno. Al gav mema avletaro abbiamo chitto, che è vietato immergere l'utensile che diventò impuro, come abbiamo già visto. Mani matete, che avrà, secondo quale opinione e quale autorità segue la nostra Mishnah? Ma lo Rebbe, lo Rabbanan, ossia nero pieno di Rebbe nero Rabbanan, poiché d'Italia abbiamo visto che è malpilene tacli al gabbe al gamme mav le taro ve è mashikine tamayim, che non si può immergere l'utensile con acqua impura affinché purificare l'utensile, e né non si può neanche causare che le superfici dell'acqua nell'utensile, le superfici dell'acqua nel mikveh si abbiano un contatto per purificare l'acqua nell'utensile. A filo per cleve, persino in utensili di pietra, le tara per renderli puri, per purificarli. Divrei Rebbe. Achamim omri, madbilin kli al gav memav le taro, che invece è permesso di immergere un utensile che diventò impuro per purificarlo. Mishmita mai in bicleve, è permesso causare contatto dell'acqua del mikveh, l'acqua nell'utensile di pietra per purificare l'acqua. Chiamerà Mani, secondo quale opinione segue ciò che abbiamo appena detto. I Rebbi, se secondo l'opinione i Rebbi, Kasha Ashaka, che c'è il problema di Ashaka, poiché abbiamo visto che Mishnah permette Ashaka e Rebbi lo vieta, ve i Rabbanan, e se volete sapere che la nostra Mishnah segue l'opinione di Rabbanan, Kasha Adbala, che è il problema di Balà, poiché la nostra Mishnah lo vieta, mentre invece la Banal permettono. I vai tema, ho una risposta, è che veramente la nostra Mishnah segue l'opinione di Rebbe, i vai tema Rabbanan, oppure si può trovare una soluzione anche secondo Rabbanan, che i vai tema Reisha de Braita, che è l'inizio della Braita che tratta di utensile che fu immerso per affinché purificare l'utensile e anche l'acqua, Yom Tov. Vesefa è la parte finale della Braita che tratta di Hashaka, che le due acque vengano a contatto, si tratta di Shabbat. E secondo Rebbe, l'immersione dell'utensile in un utensile impuro, questo è vietato in tutti i casi, mentre invece Ashaka, che vogliamo che le due acque dell'utensile dell'acqua di Mikveh vengano a contatto, questo è permesso di Yom Tov. E secondo invece, secondo Chachamim, che le due superfici vengano a contatto in un utensile di pietra è permesso in tutti i casi, mentre invece l'immersione di un utensile, diciamo, di legno che diventò impuro, che è vietato solo di Shabbat, però di Yom Tov è permesso. E se vogliamo dire che non si è proprio pieno di Rebbe, allora Kula Matitin si potrebbe spiegare anche che la Mishnah tratta solo di Yom Tov e non di Shabbat, e perciò la Mishnah vieta l'immersione di un utensile di legno per purificarlo, e come infatti disse la Mishnah, scusi la parità, e permette l'immersione di un utensile di pietra per purificare l'acqua, e si tratta di Yom Tov e non di Shabbat, che Rebbe vietò solo di Shabbat,
Però di Amtò, Rebbi lo permette. Viva il tema. Oppure possiamo dire che la nostra Mishnah sia il gruppino di Rabbanan, e quella matnitin di Shabbat, e tutta la Mishnah tratta di Shabbat. Perciò la Mishnah che permise di causare due sacrifici delle acque, dell'utensile di pietra, che abbiano un contatto, questo si tratta che di Shabbat che è permesso. Mentre invece di immergere un utensile di legno che diventò impuro, secondo Rabbanan, di Shabbat è vietato, poiché loro lo permettono solo di Yom Tov e non di Shabbat. Terminiamo qui e che Hashem vi benedica.